Ciao a tutti, scusate l'attesa, sembro una capretta. Ciao, oggi sono proprio bianca cadaverica, non mi sento tanto bene. È da un sacco che non faccio una diretta, veramente tanto, grazie. Veramente tanto tanto che non faccio una diretta. Saluto Napoli. Sto bene, oggi non sto tanto bene. Brava Noemi, mezzo cuore di supporto. No, oggi non sto tanto bene, ma sarà il caldo. Vi parlo di tutto oggi. Ho deciso di fare questa diretta perché mi state scrivendo veramente in tantissimi per la storia mia e di Mariano. E quindi ho deciso di fare una diretta perché prima di adesso, grazie Noemi, abbiamo deciso di non parlarne. È stata una scelta condivisa, insomma. E sì, io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato un attimo a dirlo per capire un attimo com'era la situazione. Diciamo solamente che siamo due persone normalissime. Eh sì, Candice. Siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma televisivo e quindi come voi al di fuori conoscete delle persone, ci sono dei lati di alcune persone che vi piacciono da morire e dei lati di meno. Cioè bisogna trovarsi, insomma. Questa è la motivazione. Ci tengo un sacco a Mariano e continuo assolutamente a sentirlo, non ho problemi nel vederlo e lui tantomeno, credo. Però è così, abbiamo preso una decisione con la testa, insomma. Non starò qua a spiegare il perché e il per come, perché è vero che siamo nati come coppia pubblica, però coppia pubblica tra virgolette, nel senso che siamo due persone normalissime e ci siamo sempre ritenuti tali. E quindi continueremo ad essere due persone normali. Preferiamo questo, ecco. Io e lui preferiamo questo. Non ci scanneremo, non ci insulteremo perché io ho una grossa reputazione di Mariano, perché al di fuori di quel programma, si è mostrato completamente un'altra persona. È una bellissima persona e quindi non mi sentirete né parlare male di lui, né uscirà mai nulla dalla mia bocca che possa portarmi anche solo a litigare o discutere con lui, perché a me va bene così. È giusto darvi delle spiegazioni perché comunque ci avete visto nascere in un programma televisivo e quindi ci tenevo appunto a dirvelo, visto che siete in tantissimi, siete stati veramente in tanti ad avermi scritto, a chiedermi, eccetera. Dall'altra parte vi dico anche che in questi giorni mi stanno arrivando dei messaggi dove, anche sotto le mie foto, mi stanno facendo dei commenti dove mi dicono: Mariano, lo abbiamo visto in giro in macchina con in atteggiamenti non da amici. Mariano stava facendo lo stupido in discoteca. Mi stanno arrivando una marea di messaggi. Allora, ragazzi, Mariano fin quando è stato con me si è sempre comportato bene e per me è quello l'importante. Io ho sempre creduto in lui e per me è quello l'importante. In questo momento, qualsiasi cosa fa, l'importante è che è felice. E quindi se potete gentilmente evitare di... Ciao, Ilaria. Se potete magari gentilmente evitare di mandarmi quei messaggi o di mandarmi le foto di quello che fa o che non fa, mi fate una gentilezza. Per
Preziosa Lovers. Io a te ti devo ringraziare, ti saluto e ti devo ringraziare perché ogni foto che pubblico, allora io leggo sempre, no? Sia i commenti positivi che i commenti negativi e vi devo dire la verità, forse sarò una delle poche o meno, ma rido sempre, cioè anche nei commenti negativi io sorrido, non mi toccano. Rido e dico, vabbè, questo la pensa così, quell'altro la pensa così, va bene uguale. Preziosa Lovers mi difende sotto ogni foto. Io ti adoro. Poi ti leggo e dico, ma guarda te, in ogni foto va a rispondere a tutti i commenti, pazzesca. Ho già detto il perché ci siamo lasciati, cioè non starò qui a spiegare le motivazioni, nel senso che quelle penso siano cose private e voglio che rimangano tali. E come lo voglio io, lo vuole anche Mariano, io rispetto anche il suo di pensiero. Sì, è definitivo e ci siamo lasciati. Ciao, ciao Antonio Russo. Ti saluto anche perché sei, si dice anonimo, del mio migliore amico. Sì, salverò la diretta. Saluto anche Fabiano. Ragazzi, nella vita mi avete chiesto se sono felice. Io punterò sempre ad essere felice, perché questo, perché io vivo così, vivo tutti i giorni così, ci sono momenti nella vita che sono più alti e momenti che sono più bassi, ma l'importante è sempre affrontarli con il sorriso e con la carica giusta. Nulla ci deve mai abbattere, perché tanto se oggi c'è un problema, domani non c'è più. Quindi è inutile star qua, cioè star qua, è inutile nella vita non essere felici, ecco. Grazie. Dolores. Quanti anni hai? Ho 25 anni. Li ho fatti il 20 aprile. Sì, c'erano dei progetti in ballo, cioè, come tutte le persone che si vogliono bene fanno dei progetti, no?